Oggi parliamo del metodo didattico di un istituto superiore ad indirizzo tecnico. Mettiamo che sia necessario imparare ad usare uno strumento. La primissima fase è quella dell'insegnante che spiega, quindi si parla di teoria. Lo studente in questo caso deve semplicemente sapere. L'insegnante si può avvalere del libro, di presentazioni in PowerPoint, di filmati, di foto, per spiegare come funziona lo strumento. La fase successiva si deve passare dal sapere al saper fare, quindi l'insegnante spiega e contemporaneamente cioè fa vedere agli studenti come funziona lo strumento. Successivamente l'insegnante spiega e lo studente fa. Nella terza fase entra in campo lo studente che prende lo strumento mentre l'insegnante spiega, lo usa. Nella quarta fase, che è secondo me molto importante, bisogna verificare le capacità di linguaggio dello studente, il quale deve spiegare lui e l'insegnante, facendo finta di non saper usare lo strumento, segue le informazioni dategli dallo studente e usa lo strumento. È importante perché lo studente deve acquisire appunto il linguaggio tecnico appropriato. L'ultima fase che si può fare in classe è lo studente spiega e usa lo strumento, cioè praticamente fa tutte e due le cose. In questo modo si conclude la fase del saper fare. La fase successiva, che è un po' più complicata, si deve svolgere in assenza del professore, cioè lo studente deve prima sapere, poi saper fare, poi saper comunicare. In questo momento serve un compagno di scuola che studi con lui e che possa scambiare con lui delle informazioni, cioè praticamente si usa il metodo di insegnamento per imparare, e secondo me è il miglior metodo per imparare, cioè scambiarsi i ruoli tra studenti mentre si studia a casa. È chiaro che in questo momento, a questo punto, la scuola esce dallo scenario perché la fase successiva è quello di saper essere. Per saper essere è importante prima l'alternanza scuola-lavoro, poi il tirocinio e alla fine il lavoro stesso. È chiaro che la scuola organizza turni di alternanza scuola-lavoro in azienda, l'azienda alla fine del diploma può proporre il tirocinio, ma alla fine, ottimisticamente parlando, dovrebbe arrivare il lavoro per cui un studente ha studiato. Quindi il processo, ripeto, didattico si completa dopo la scuola. Quindi la prima fase, ripeto, il sapere, poi c'è il saper fare, poi ci deve essere il saper comunicare. E poi alla fine dovrebbe finire tutto col saper essere un lavoratore. Grazie.